detto che suonava la regina Margherita e quindi erano fioriti, baby. Erano fioriti, poi ne parliamo. Fioriti circoli mandolinistici intitolati alla regina, e quindi si diffondeva questo grande amore per lo strumento e questo anche estremo virtuosismo, perché appunto dal punto di vista organologico il mandolino aveva avuto appunto delle nuove innovazioni, la tastiera più lunga, quindi dava delle possibilità ai virtuosi di esprimersi al meglio.